Avrà luogo giorno 16 il consiglio comunale aperto sulla TIA qui a Mazara del Vallo, una problematica molto importante per la cittadinanza. Accanto a me, consigliere comunale Frazetta, nonché vicepresidente del consiglio. Come verrà organizzata e argomentata questo consiglio comunale aperto? Intanto registriamo questo grande problema che sta investendo la nostra città. Sappiamo di questi avvisi che stanno arrivando un po' a tutti gli utenti da parte del lato Belice Ambiente a pretendere il pagamento degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e quanti altri ne vengono a seguire, e a pretendere il pagamento anche dell'IVA che gravava sull'imposta, sostenendo che un'interrogazione fatta all'Agenzia delle Entrate gli dà, come dire, titolo a poter richiedere il pagamento di questa imposta. Noi siamo di avviso contrario. Ciò non di meno, abbiamo organizzato questo consiglio comunale aperto per mercoledì 16 perché ci sembrava opportuno andare in soccorso dell'intera cittadinanza e soprattutto interrogare gli organi del lato Belice Ambiente per tentare di comprendere cosa ci fosse da fare intorno alla problematica. Noi ci auguriamo che in quella circostanza anche il sindaco della città di Mazara del Vallo, primo azionista, il più grosso azionista della partecipata lato Belice Ambiente, possa partecipare a questo consiglio comunale perché in quanto socio di maggioranza possa dire la sua e dirci soprattutto come ci si può comportare a tutela degli interessi generali della gente. Invece a tal riguardo, qual è la sua opinione? I cittadini devono pagare secondo lei oppure fare ricorso? Ma intanto bisogna aspettare questo Consiglio Comunale perché intendiamo interrogare, come dicevo poc'anzi, proprio gli organi del lato Belice Ambiente. Certo, da ciò che io ho visto, da ciò che ho letto, ritengo che ci siano tutti gli estremi perché i cittadini possono rivolgersi ai professionisti, alle associazioni di categoria per impostare, mi risulta esserci anche, come dire, associazioni di cittadini che si sono documentati in tal senso per poter produrre i ricorsi da presentare, ritengo, presso le commissioni tributarie per ottenere i benefici di un'eventuale sentenza positiva. Intendo però a riguardo dire che attualmente le cose che stanno arrivando nella cassa delle gente sono semplicemente avvisi di pagamento, non sono cartelle esattoriali, per cui non penso che possano essere oggetto questi avvisi di pagamento di un ricorso presso, come dire, gli organi amministrativi preposti, quindi presso il TAR. Penso che invece con gli avvisi che stanno arrivando si possa aprire una discussione più ampia con gli organi con gli organi più alti del lato Belice Ambiente, perché no, con la proprietà e quindi con il sindaco Cristaldi, primo azionista, di quel primo e più grosso azionista di questa società partecipata, perché a loro possa essere posto l'interrogativo per vedere come poter rimuovere in anteprima il problema, anziché farlo diventare un grande problema poi da risolversi attraverso l'emissione di eventuali cartelle esattoriali per poi proporre gli eventuali ricorsi. Argomento TIA, giorno 16 ci sarà un consiglio comunale aperto. Quali consigli dare ai cittadini? Io a tutti i cittadini, sono tanti che me l'hanno chiesto, già ho dato il mio indirizzo e tutti già lo stanno facendo. Ho invitato personalmente il presidente Risma affinché lui ricevesse l'invito a presenziare e mi ha detto che sarà presente con tutti i suoi organi responsabili per quanto riguarda la Belice Ambiente, anche lui a darci delle spiegazioni. Io ho detto ai cittadini tutti che bisogna prendere ognuno le proprie bollette che hanno pagato del 2007, 2008 e 2009, andare dagli organi preposti, e ce ne sono tanti in città, come vedi molte sigle sindacali che sono attivate, e andare a verificare effettivamente se quelle bollette vanno pagate o non vanno pagate, perché molte non vanno pagate, perché già sono state pagate, però bisogna fare il ricorso, non state a dormire, perché poi se non si fa il ricorso, l'illecito fra 60 giorni diventa lecito e bisogna pagarlo comunque perché loro manderanno tutta la serie. Quello che chiederò io personalmente, sia alla Belice Ambiente e penso tutto il mio consiglio comunale, sarà al presidente Risma che si deve obbligatoriamente attivare affinché possa mettere a Mazara uno sportello
funzionale, dando le risposte giuste a tutta la città di Mazara del Vallo, in modo tale che i cittadini mazzaresi non vanno a Sant'Anibba a fare una fila enorme e addirittura nella stessa giornata non essere ricevuti, perché ci sono 11 comuni che aspettano di avere delle risposte che poi non hanno. Quindi vogliamo e chiediamo che metta un ufficio a disposizione della comunità mazzarese, visto che il sindaco aveva deciso qualche anno fa di mandare l'ufficio a Sant'Anibba, ancora una volta siamo stati penalizzati, guarda caso non è per fare sempre una critica, ma sono costretto poi a fare la critica, e un comune Sant'Anibba ha un ufficio della Brigia Ambiente e noi che l'avevamo invece è stata trasferita lì. 60.000 cittadini devono andare a Sant'Anibba per dire la loro ragione, perché di fatto in molti hanno ragione che non debbono pagare, però bisogna trasmettere e fare il ricorso.